Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale YouTube. Oggi, come ogni terzo lunedì del mese, video dedicato al mangaka. Nello scorso sondaggio nelle community ha vinto Haruichi Furudate. Prima di iniziare, come sempre... Sì, vi ricordiamo che potete trovare il sondaggio per votare chi sarà il protagonista del prossimo video riguardante appunto il mangaka. Quindi mi raccomando, andate a votare nelle community. Esatto. Allora, Haruichi Furudate è nato ad Iwate il 7 marzo del 1983. Alle scuole medie giocava a pallavolo, con cui ricopriva il ruolo di centrale. Dopo il diploma si trasferì nella prefettura di Miyagi, dove iniziò a lavorare come mangaka. Riuscì a fare il suo debutto su Shonen Jump nel 2008 con il primo lavoro, che fu King Kid, una storia autoconclusiva con cui riuscì a vincere, avere diciamo una menzione esclusiva per i nuovi mangaka emergenti. Successivamente, l'anno dopo, nel 2009, altro lavoro su Akamaru Jump, un'altra sezione insomma della rivista dedicata agli esordienti. Ebbe un altro lavoro, un altro diciamo pubblicazione, ovvero Playground, con cui poi gettò le basi, che è quello che poi sarà la sua opera definitiva con cui ha avuto più successo, ovvero Haikyuu. Nel 2009 ebbe la sua prima serie, la sua prima serializzazione su Shonen Jump, con Kibengakua Yotsuya Senpai no Kaidan, una storia sul sempre shonen, sull'horror, con cui il senpai Yotsuya aiuta una sua amica, una compagna di scuola, a ritrovare una ragazza scomparsa, insomma sull'horror, una storia centrata su quello. È stato poi raccolto quest'opera in 3 volumi ed è stata appunto la sua prima serializzazione su Shonen Jump. Successivamente, nel 2012... è arrivata la sua pubblicazione più importante, per cui tutti lo conosciamo, ovvero Haikyuu. Haikyuu è un manga composto da 45 volumi, concluso tra l'altro quest'anno a luglio, mentre in Italia attualmente ha 38 volumi e ora, nel momento in cui stiamo registrando questo video, tra qualche giorno uscirà il 39. E niente, ha avuto tra l'altro una trasposizione anime di 4 stagioni per un totale di 85 episodi per ora. E niente, di che cosa parla? Prima appunto Marco diceva che aveva giocato a pallavolo, e infatti questo manga si tratta della pallavolo, ovvero parla di Shoyo Hinata, un ragazzo che ci viene inizialmente presentato alle medie e che non si crede portato per la pallavolo vista la bassa statura. Un giorno però viene a vedere una partita di un ragazzo che viene chiamato il piccolo gigante e che primeggia su tutti nonostante la bassa statura, e quindi si sente spronato a fare del suo meglio ed entra nella squadra di pallavolo della sua scuola media. Lì affronterà altre scuole, tra cui quella dove gioca Tobio Kageyama, che per il suo incredibile modo di giocare viene chiamato il re del campo. Successivamente Hinata va alle superiori e da lì inizia la storia vera e propria del manga, perché vuole unirsi alla squadra della sua scuola, e lì partecipa anche Tobio Kageyama. Infatti ci saranno degli scontri iniziali. La squadra non vorrà inizialmente accettarli perché non collaborano tra di loro, e quindi, essendo un gioco di squadra, non funzionerebbero in campo. Poi, dopo alcune vicissitudini, appunto diventano dei compagni più uniti, e da lì c'è tutta la vicenda di loro che affrontano le altre squadre nei tornei scolastici e così via. Sì, ecco, questo diciamo è l'opera che ha avuto più successo di Haruichi Furudate. E niente, successivamente nel 2013 c'è stata un'altra pubblicazione su Shonen Jump, ovvero un crossover Nisekyu, il crossover tra Haikyuu e Nisekoi di Naoshi Komi, in cui i protagonisti di tutte e due le serie giocano una partita sulla spiaggia, appunto. Ecco, questo era un po' il nostro video su Haruichi Furudate. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete visto Haikyuu, se insomma avete letto, visto qualcuna delle altre opere. E niente, fateci sapere poi nel
sondaggio delle community su quale mangaka volete il prossimo video. Quindi ragazzi, io direi che per adesso è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!